Buonasera, oggi facciamo di nuovo una ricetta di pesce. Faremo delle spigole al forno, le cuoceremo al cartoccio. È una ricetta davvero molto semplice. Per realizzarla ci servirà un porro, un limone, degli spicchi d'aglio, del prezzemolo, sale, olio extravergine, un po' di pepe bianco e due spigole. Io ne ho trovate due bellissime, le ho fatte pulire al mio pescivendolo. Ma veniamo alla preparazione, che è semplicissima come sempre. Benissimo, la prima cosa da fare è preparare 4 foglie di alluminio, tutti della lunghezza sufficiente per la grandezza delle nostre spigole. Ne useremo 4 perché ogni spigola verrà avvolta da 2 fogli, in modo da ricreare nel forno, da chiudere e sigillare bene il tutto e ricreare nel forno la cottura a vapore. Saliamo, prima di tutto saliamo la nostra spigola, anche internamente, da tutti e 2 i lati, un po' di pepe. E ora iniziamo a preparare le verdure che accompagneranno il nostro cartoccio. Tagliamo qualche rondella di porro. Io lo preparo in modo molto semplice e molto basico, anche perché le verdure che useremo serviranno più che altro per insaporire il nostro pesce, che poi lo sfiliamo, lo sfilettiamo e lo serviamo senza appunto tutte le verdure che l'hanno accompagnato. Sistemiamo i porri. Delle fettine molto sottili di limone. Le possiamo anche inserire nella pancia e il resto le sistemiamo sopra. Degli spicchietti d'aglio che io ho già pelato. 1, 2, un altro. Spremiamo un po' di succo di limone. Aggiungiamo un po' d'olio e bisogna essere un po' generosi con il prezzemolo, che darà molto sapore. Ecco qua. A questo punto richiudiamo il nostro cartoccio con un secondo foglio di alluminio e sigilliamo bene bene tutto il perimetro. In questo modo potremo cuocerli in forno a 200 gradi, che è una cottura anche un po' alta per il pesce, ma l'alluminio, il cartoccio lo proteggerà. Si formerà del vapore. Ecco qua, prepariamo tutte e 2 le spigole e poi andiamo in forno. Ed ecco qua, sistemiamo i nostri 2 cartocci pronti su una placca da forno con della carta da forno sotto e li mettiamo in forno, come dicevo, a 180 gradi sarebbe meglio, si potrebbero mettere anche a 200, ma siccome io non metto molto liquido nel cartoccio, metto solo il succo del limone e l'olio, preferisco cuocerli a 180 gradi per 35 minuti. Benissimo, dopo 35 minuti di cottura i nostri pesci, le nostre 2 belle spigole sono pronte. Bisogna fare parecchia attenzione quando si aprono i cartocci perché esce il vapore davvero bollente. Li facciamo raffreddare un attimo, poi li sfilettiamo e li impiattiamo. Ed ecco qua il risultato finale della mia spigola al cartoccio.
È un secondo molto leggero ma molto saporito. Spero che anche questa vi sia piaciuta. Arrivederci.